Nell'ultimo servizio delle Iene viene portato alla ribalta un vero e proprio scoop. E allora, nel servizio, un assistente parlamentare di Palazzo Madama, che ovviamente preferisce rimanere anonimo, denuncia l'esistenza di senatori e onorevoli con un libro paga per loro di alcune multinazionali, le cosiddette lobby. Qual è l'obiettivo? Molto semplice, è quello di far sì che quando ci sono degli emendamenti da votare, i senatori e gli onorevoli votino a favore delle categorie che li paga. Ma non finisce qui. Inoltre viene segnalato sempre da questa persona che vuole restare anonima, che lui stesso è un collaboratore dei senatori e dei parlamentari. Dice ancora che ci sono delle persone che sono collaboratori di senatori, i cosiddetti portaborse, che lavorano in nero a circa 800 euro al mese, ma che per entrare a Palazzo Madama dispongono di regolare tesserino. Il 70% dei miei colleghi, dice questo intervistato, si trova nelle mie stesse condizioni. Entriamo con un badge regolare. Sono stato, ho fatto questo lavoro e lo sto facendo ancora dal 2003. Sono stato assistente sia di un senatore di destra che di un senatore di sinistra. Insomma, la politica diciamo, da questo punto di vista è uguale sia da una parte che da un'altra che al centro. Detto questo, interviene Grasso che dice purtroppo nell'anonimato, questo è un fatto molto grave, però chi denuncia questo nel totale anonimato, insomma, è un po', difficile far venire a galla, tutto questo, ma io mi adopererò per quanto mi è possibile. Controbatte però Davide Parenti, l'autore delle Iene, dice se ci siamo riusciti noi, non vedo perché non potete riuscirci voi.